Ma sta registrando. Oggi pare che mi sono pettinata con petardo, me dovete perdonare. No, non so più coniugare i verbi. Vaffanculo. Dove cucina una delle ricette, porco cazzo. Rifiuto qualsiasi cosa. Gente ovunque, gente che parla. Signore, prendili, raccoglili. Ciao, buongiorno, buon lunedì e buon inizio settimana. Io sono Violetta e queste sono le mie cinerubriche da incubo. No, scherzo. Però non scherzo quando vi dico che vi presento una nuoverrima rubrica collaborante con Claudia del canale Le ricette dell'amore vero. Sarà una semplice rubrica periodica in cui io, senza alcuna pretesa professionale, chiacchiererò con voi di un film dove se magna. E Claudia invece risponderà nel suo canale con un goduriosissimo video dove cucina una delle ricette più stuzzicanti di ogni film di cui andremo a parlare. Oggi chiacchiereremo del film più delizioso e peccaminoso di sempre, nonché uno dei miei film preferiti in assoluto, Chocolat. Mentre Claudia riprodurrà per voi la ricetta del film più scostumato, i capezzoli di Venere. Oh, trovate il link dei capezzoli di Venere nell'info box. E nell'info box trovate anche il link al programma radio Space Giovastan, di cui sarò ospite in diretta venerdì 31 alle 21, ossia questo venerdì. Il programma è condotto da uno degli attori del mio videoclip sul Mago di Oz. E ora vi sfido! Siccome che non potete udire le loro usignoliche voci nel videoclip perché è muto, vi sfido ad ascoltare la diretta e a indovinare chi di loro è il conduttore di Space Giovastan. Guardando le sembianze nel videoclip e ascoltando la voce di uno di loro in radio, riuscirete a incollarla correttamente al volto giusto? Verrò a leggere le vostre scommesse nei commenti dopo la diretta di venerdì sera. Il lunedì prossimo vi svelo l'arcano. Dice che se vince un cuore di carta ritagliato da me con le mie manine, ho scritto te amo. Ma che schifo! Comunque, torniamo a Chocolat, che è meglio. È un film del 2000 diretto dal regista Lars Hallström, che ha diretto anche Buon compleanno Mr. Grape, Le regole della casa del sidro, Casanova, A Chico il tuo migliore amico, L'ipnotista e molti altri. Il film è tratto dal romanzo omonimo dell'autrice britannica Joan Harris, pubblicato nel 1999. Trama! Il film inizia con il c'era una volta, che ci suggerisce subito l'idea che si sta per ascoltare una favola. Siamo nella Francia del 1959, in un piccolo quieto villaggio della campagna francese, dove la parola d'ordine è tranquillité, tranquillità. Gli abitanti del piccolo paesino di Lascenais sono bigotti, ipocriti e paurosoni. Vanno in chiesa tutte le domeniche, si girano dall'altra parte se vedono qualcosa che non dovrebbero e si accontentano di quel che hanno nel lato più negativo dell'espressione. Non si migliorano mai. Si tengono stretti le loro tradizioni, ma in realtà sono imprigionati in esse stesse. State sorridendo? Pensate che stia parlando di una cosa che non vi riguarda? Di un luogo in cui non vivete? Pensate di avere un'elasticità mentale molto più sviluppata? Guardiamoci il film e poi facciamoci un bel esame di coscienza. Tutti, anche solo in minima parte, siamo prigionieri delle restrizioni mentali imposte inizialmente da chi è stato adulto prima di noi. Per fortuna che in un giorno d'inverno un vento irrequieto soffia da nord e nel paesino arriva Vian con sua figlia Anouk, portando con sé misteri e profumi precolombiani e tentando tutti aprendo una cioccolateria durante il sacrosantissimo periodo del digiuno quaresimale. Disonore! Sfidando così quelle che si riveleranno essere inutili resistenze a un nemico che non è fuori, ma dentro di noi, e che può essere combattuto solo con l'accettazione della natura umana, e non certo con la frustrazione e la punizione del proprio naturale essere. La nostra favola è costellata di personaggi molto particolari, quasi macchiettistici, e molto più attuali di quel che sembrano. C'è il Conde Reynaud, interpretato da Alfred Molina, che è un vero e proprio moralizzatore, ma nasconde dietro la sua stoica ossessiva resistenza alle tentazioni e dietro alla sua fede incrollabile l'umanità dell'incapacità di ammettere che la moglie è scappata in Italia con un altro uomo. La bellissima Lena Olin interpreta invece Josephine Muscat, una giovane donna maltrattata brutalmente dal marito fisicamente e psicologicamente. Josephine sfoga la sua frustrazione nella cleptomania. Peter Stormer è Serge Muscat, il marito di Josephine, quello che abbia sganassoni e la umilia verbalmente perché è troppo insicuro e spaventato e cercando di dominare una creatura solo fisicamente meno forte, crede di riscattare la sua virilità. Patetico. Carrie Ann Moss, la mitica Trinity di Matrix,
è invece Caroline Clermont, iperprotettiva con suo figlio Luke, bambino vagamente ossessionato dal macabro, mentre l'eccezionale Judi Dench è Armand Voisin, la mamma di Caroline, e personaggio magnifico, un'incredibile bisbetica decadente bohemienne, che non si fa uno scrupolo a fare e dire ciò che vuole, anche andando contro l'intera comunità, anche suscitando la pesante disapprovazione di sua figlia. Tenerezza e conchiglie di cioccolato per Leslie Caron, nel ruolo di Madame Odelle. Sempre accompagnata da due vecchie vizzoche, tutte a nero, tutte a lutto, che la tengono lontana dal suo amato signor Blaireau con cagnolino, perché è in lutto per il marito morto ben 40 anni prima. Per fortuna c'è Vianne, la splendida Juliette Binoche, con la sua meravigliosa pelle di pesca. Cioccolataia, figlia di Cizza, una misteriosa nomade del Centro America. Vianne è sempre in viaggio per portare una ventata d'aria fresca, cuor leggero e un po' di libertà dell'anima con la sua peccaminosa cioccolata, che si dice risvegliare i desideri nascosti e svelare il destino. Oh! Ed è con un ironico gesto provocatorio che offrirà proprio i capezzoli di Venere che ha riprodotto Claudia al rigidissimo Conte de Reno. Dulcis in fundo, ciliegina sulla torta, c'è lui, er più amato da tutte le fanciulle. Un ficone. E come direbbe Shooter Ezio, signore. Sto parlando di Johnny Depp, in uno dei suoi ruoli più affascinanti a mio parere. In Chocolat è un attore non protagonista, ma vi assicuro che nel ruolo di Rue lascia il segno. Un affascinante, seducente, intrigante ramingo zingaresco figliolo, che uno così non l'avete mai visto. Vianne inizia con lui un divertente gioco di seduzione, e ce credo, in cui lei, che tanto vanta di saper indovinare gli zuccherosi gusti altrui, non riesce proprio ad azzeccare quelli di Rue, che saranno infine molto più semplici di quello che lei si aspetta. È un classico. Vi consiglio Chocolat con tutto il cuore, perché è un film delizioso, in tutti i sensi. Chocolat ci insegna che le repressioni non portano alla disciplina, ma anzi ci distorcono fino alla perversione di un comportamento. Non è né la negazione né la punizione che ci rendono liberi. Io sarò una patetica sentimentale, ma l'ho rivisto almeno 10 volte e continuo periodicamente a guardarlo, commuovendomi su alcune scene come se fosse la prima volta che le vedo. Che dolce! Chocolat è una favola magica che vi fa ridere, vi fa piangere, vi fa intenerire, vi fa venire la voglia de dorce e de magnacche, e poi lo maledirete fino alla morte. Altro che! Chi non l'ha visto ancora, e spero che siate in pochi, si fidi e lo vada a vedere. Prestate orecchio alla favolosa colonna sonora originale composta da Rachel Portman e alla coinvolgente musica del favoloso chitarrista jazz Django Reinhardt. Fatemi assolutamente sapere se l'avete visto e se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, perché io ne vado matta. Fatemi anche sapere se avete mai fatto o se proverete a riprodurre i capezzoli de Venere, perché io lo farò e qualche malcapitato dovrà assaggiarli. Non dimenticate che noi ci sentiamo venerdì alle 21 sul programma Space Jovastan, di cui trovate il link per connettervi alla diretta nell'info box. Voglio proprio vedere se indovinate chi è dei miei bellissimi ragazzi il misterioso intervistatore. Mando un saluto ad Anna e vi lascio anche un altro link nell'info box. Si tratta degli Emus Zone, due simpatici ragazzi campani che creano video dai contenuti comici e hanno tanta voglia di essere scoperti da noi, popolo di YouTube. Perciò se vi va, passate. Adesso me ne vado a fa'. Vi adoro, buboni miei. Ciao!